Apro questo video con questa immagine. Credo che sia abbastanza esplicativa del momento, insomma, dell'euforia che sta causando questa notizia, anche se non so se di notizia si può realmente parlare. Ciò di cui andremo a parlare all'interno di questo video è totalmente confermato, nel senso non è una speculazione, non è una supposizione. È un qualcosa di totalmente vero, vi farò vedere la fonte da cui deriva questa informazione che probabilmente avrete letto all'interno del titolo e probabilmente anche all'interno della miniatura, e cioè Dragon Ball Sparking Zero previsto in uscita nel 2024. Ora, so che siamo a maggio e il 2024 ormai... Oddio, no, non sta per finire, però comunque siamo già all'interno quasi della seconda metà del 2024, ecco. Insomma, mancano altri 6 mesi poi per la fine. E siamo abbastanza in ritardo perché al momento nemmeno sono stati aperti i pre-order, siamo ancora in fase wishlist ad ogni trailer praticamente. E quindi sembra molto molto strano e difficile che di fatto Sparking Zero possa uscire nel 2024. Ma al momento attuale le uniche informazioni che abbiamo e che possiamo ritenere ufficiali o comunque quanto di più vicino all'ufficialità dicono e parlano di 2024 per Sparking Zero. Il tutto si è scatenato nelle ultimissime ore. Questo video probabilmente lo vedrete, credo, di mattina presto, perché io ve lo sto registrando praticamente nel momento in cui è uscita la notizia, quindi dopo aver staccato live. E come vedete la notizia si sta rimbalzando un pochino ovunque, con Sparking Zero coming out in 2024, Sparking Zero, qui per esempio notizia scritta in spagnolo 19 minuti fa, che Sparking Zero uscirà o potrebbe uscire in realtà nel 2024. C'è anche una spiegazione, lo farò vedere. Altra notizia ancora una volta rimbalzata, quindi target release del 2024 sempre per Sparking Zero, il gruppo responsabile, vabbè, ora vi faccio vedere proprio da dove deriva la notizia in particolar modo. Ma prima facciamo però un passo indietro, perché voglio sfruttare questo video per dirvi due cose, cioè prima di tutto lasciare un bel like a questo video se volete altri video aggiornamenti dedicati a Dragon Ball Sparking Zero, quindi mi raccomando, mi piace qui sotto, fatemi vedere che ci siete, commenti, voglio sapere assolutamente se siete hypati nel caso in cui davvero dovesse essere del tutto confermata, perché siamo ad una conferma per il momento al 90%, ok, per quanto riguarda l'uscita di Sparking Zero del 2024. Voglio sapere se siete hypati qui sotto nei commenti, quindi per l'uscita che immagino possa cadere verso fine anno. Non la vedo assolutamente impossibile come cosa, anzi, vedo più possibile, sì, 2025, però al momento attuale i dati ufficiali, parlano di 2024. Ma prima di passare però a vedere la notizia, volevo sfruttare anche il momento per parlarvi di questa altra micro notizia che è uscita nel corso degli ultimi giorni. Quindi parliamo di una notizia che è uscita circa una settimana fa o poco meno. Non ve ne ho parlato direttamente all'interno di un video perché non avrei avuto, diciamo, modo o spazio di coprirla realmente, ma utilizzo, ecco, questo video in cui possiamo un attimino discutere un pochino di più per dirvi anche questa cosa, e cioè che Sparking Zero vedrà da ora in poi, quindi in realtà è già accaduto, è una cosa che già stava accadendo, ma mensilmente, abbiamo la conferma ufficiale, insomma, avremo il reveal di tot personaggi sempre derivanti da Sparking Zero, quindi il roster, il mosaico si andrà a riempire sempre di più ogni singolo mese tramite o i reveal che verranno fatti molto probabilmente all'interno, diciamo, quello è sicuro, all'interno del V-Jump, e poi magari sempre mensilmente tramite i video trailer. Quello è ancora da capire, perché mi è parso di vedere che molti abbiano inteso questa notizia di reveal mensili dei personaggi di Sparking Zero come uscirà un trailer al mese di Sparking Zero dedicato ovviamente ai vari personaggi, oppure ai versus, tipo quelli che abbiamo ricevuto ultimamente, il trailer Master versus Disciple, eccetera eccetera. Questo non lo so onestamente, perché stando a quello che dice questa notizia non parrebbe così, nel senso non parrebbe confermarci l'uscita di un trailer al mese, però di sicuro l'uscita di delle informazioni, di un reveal di nuovi personaggi, insomma, ogni singolo mese, però staremo a vedere. Detto questo, passiamo alla notizia vera e propria, perché vabbè, in realtà ve l'ho già data, ma dov'è che deriva? Cerchiamo di capire questo. Quindi da dove proviene questa notizia e soprattutto per quale motivo possiamo parlare di, diciamo, un qualcosa di
molto vicino all'ufficialità, quantomeno riguardante l'anno d'uscita, non ovviamente la data d'uscita perché lì siamo ancora. Non in alto mare, perché attenzione, la data d'uscita potrebbe arrivare al Summer Game Fest. Vediamo un attimo insieme il Summer Game Fest quando ci sarà. Ecco, ci sarà l'8 giugno 2024, quindi a poco meno di un mese. Ora vi terrò ben aggiornati per quanto riguarda la data e l'orario preciso, perché non so se potervi confermare effettivamente quello che stiamo leggendo, però indicativamente fra poco meno di un mese, quindi 7-8 giugno, bene o male siamo lì, quindi alle ore mezzanotte insomma italiane, quindi sarebbe praticamente nella notte fra il 7 e l'8 giugno, quindi indicativamente per noi, se volessimo seguirla in live, dovremmo collegarci il 7, quindi il 7 sera, per poi andare tramite la maratona ad arrivare a mezzanotte dell'8. E quindi probabilmente al Summer Game Fest, nel giro di un poco meno di un mese, potremo avere effettivamente la data di uscita di Sparking Zero, e qui magari potrebbe slittare proprio il reveal dei nuovi personaggi, anzi il reveal proprio del nuovo trailer, magari con in pompa magna la data di uscita o comunque l'anno di uscita che potrebbe confermarci il 2024. Ma torniamo a noi, perché come vi dicevo poco fa, la notizia che si sta rimbalzando dovunque nelle ultime ore riguardante l'anno di uscita 2024 per Sparking Zero deriva da una fonte stramega ufficiale, non purtroppo direttamente ricollegabile a Bandai Namco, ma ricollegabile in realtà all'ente, all'autorità insomma che si occupa della classificazione dei titoli asiatici. Quindi stiamo parlando di un ente governativo, infatti se vi faccio vedere anche il sito e se vi faccio vedere anche, come vedete, l'indirizzo, si conclude con gov.sg, sarebbe gov.singapore, infatti c'è scritto anche qui Singapore Government Agency Website. All'interno di questo video c'è la classificazione di ogni singolo gioco ed ogni singolo media che ovviamente è destinato ad uscire sul suolo giapponese, e quindi fra i vari Fighters, fra i vari Fusion, Xenoverse, Xenoverse 2, insomma tutti i vari giochi di Dragon Ball che sono usciti sul suolo giapponese negli ultimi anni, ritroviamo anche Dragon Ball Sparking Zero, che nelle ultime ore ha visto aggiornare la propria pagina con Year Release 2024, quando invece poco prima di questo cambio che c'è stato nelle ultime ore c'era un sconosciuto 9 Awakening, come potete vedere. Quindi Dragon Ball Sparking Zero potrebbe arrivare nel 2024, l'ente di classificazione di Singapore lo ha collocato in questo anno, in precedenza invece al posto di avere come anno di uscita 2024 c'era questo unknown 9 Awakening. Quindi ragazzi, morale della favola, potrebbe essere arrivata seriamente, ne avevamo comunque già parlato precedentemente negli scorsi mesi all'interno di altri video riguardanti proprio l'uscita nel 2024 di Sparking Zero, ma verso fine anno, quindi si parlerebbe ragazzi verso novembre, data che molto probabilmente sarà anche in contemporanea con Dragon Ball Daima, quindi staremo a vedere, perché potrebbero seriamente sfruttare dal punto di vista del marketing l'uscita quasi in contemporanea per spingere l'un l'altro insomma i vari prodotti, quindi Dragon Ball Daima spingerebbe Sparking Zero, Sparking Zero spingerebbe Dragon Ball Daima, per dirvi, è una cosa che potrebbe funzionare tantissimo. Ai tempi la fecero con Xenoverse, Xenoverse spingeva fra moltissime virgolette Super nel 2015, Dragon Ball Super contemporaneamente spingeva Xenoverse, quindi è una cosa fattibilissima. Staremo a vedere se sarà così. Ufficialmente nella classificazione, nell'ente di classificazione governativo, Sparking Zero adesso viene listato come anno di rilascio 2024, ma ovviamente l'ultima parola sta a Bandai, quindi saranno loro che di fatto ci confermeranno quella che ad oggi è un'ufficialità, ma comunque per quanto mi riguarda lo stesso da prendere con le pinze, ma sicuramente è un passo in avanti verso la data di uscita che è di sicuro imminente e che avremo probabilmente nel corso del prossimo mese. Mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, spero apprezziate questo video e vi farò uscire di mattina presto, perché lo sto registrando veramente tardi, non appena uscita la notizia, insomma, e quindi vi do appuntamento sotto in live questa sera, mancate, e al prossimo video.